Bentornati su Officina del Pilota. Per chi non mi conoscesse, io sono Matteo. Per tutti gli altri, ciao ragazzi, come va? Mi avete chiesto in tantissimi come posiziono le mie telecamere, o meglio, action cam nella fattispecie, la Insta360 One X2 e la InstaGo 2, abbinate a tutti i miei accessori, all'interno della macchina quando giro i video dei test drive. Mi dite sempre: Matteo, sembra di stare in macchina con te. Bene, in questo video ti faccio vedere come puoi posizionarle, montarle anche tu a bordo della tua vettura per far sì che tu possa girare dei video incredibili con delle macchine incredibili come le mie. Iscriviti al canale, attiva la campanella, lasciami un like, commenta qui sotto, non dimenticare. Buona visione. Il mio microfono preferito, con il quale utilizzerò l'antivento, quello a gatto, perché vorrò mantenere alcune scene del video a finestrini aperti, quindi questo è l'ideale. Questo funziona, ma per il vento è meglio questo. Tutti i prodotti che utilizzo, compreso il microfono, ve li lascio in descrizione. Ecco, ora va meglio. Bene. Buco buchino. Tac. Adesso si aggiunge il micio mouse al mic. Per forza, ragazzi, senza questo sentirete solo il vento. E invece così sentite il motore e lo scarico. Andiamo a vedere come si vede da questa inquadratura con telecamera posteriore destra e microfono NTG. Sentiamo audio e vediamo com'è l'inquadratura. Questo è il suono che sento anche io all'interno dell'abitacolo. Come avrete sicuramente notato, questo microfono ha un suono molto sporco, c'è questo rimbombo, questo brontolio. D'altronde è posizionato nella parte posteriore dell'abitacolo, vicino allo scarico, quindi cattura veramente molto il suono d'ambiente, il che non è male, perché ti fa vivere la sensazione come se stessi lì, molto live. Come si fa per far sì che l'ascoltatore riesca a mantenere una buona attenzione durante la visione del video? Utilizzando un secondo o anche un terzo microfono. Nella fattispecie un lavalier, lav mic. Questi si attaccano qui, veramente vicino alla zona della nostra gola dove emettiamo il suono, le vibrazioni. Attenzione, mi raccomando, in input, ovvero in acquisizione suono, a non andare mai sul rosso, ovvero a non saturare, non clippare, non distorcere. Il suono distorto rovina il video. Sappiamo che il 50% della qualità di un video dipende dall'audio. L'audio è una componente fondamentale, estremamente emotiva dei video. Se l'audio è buono, il 50% del video è fatto. Quindi mi raccomando, in input il segnale sempre sul verde, massimo sul giallo, mai sul rosso. Quindi in fase di post produzione andremo a livellare i due microfoni, ovvero il microfono lav vicino a noi, più intimo, più sulla nostra voce, e quello d'ambiente. Teniamo il microfono della voce, quello più pulito, un po' più alto del microfono d'ambiente. Mi dite sempre: sembra di essere in macchina con te. È perché? Proprio perché l'audio è abbastanza reale grazie al microfono d'ambiente. In più, se vogliamo, possiamo attaccare una GoPro sullo scarico. Sempre utilizzando un antivento, ovviamente non una cosa del genere, tipo di spugna, che alcune action cam hanno. E allora lì abbiamo un terzo microfono che prende il suono dello scarico diretto, da vicino. Il suono cerchiamo di catturarlo sempre da vicino, così è più pulito. D'accordo? Andiamo avanti. Sentiamo adesso la differenza dell'audio con solo il microfono NTG e poi con microfono NTG, quindi d'ambiente, più lav mic, quello per la voce. Che cosa ci compri? 10.000 euro che si guida così oggi. Che cosa ci compri con 10.000 euro che si guida così oggi? Non lo so, credo poco. Non lo so,
credo poco. Il fatto che con 10.000 euro che si guida così oggi non trovi molto, e per cortesia lasciami un commento qui sotto, fammi sapere che ne pensi. Volevo chiederti se hai notato la differenza nell'utilizzo del solo NTG e l'utilizzo dell'NTG più il Love Mic. Questo cattura tutto il suono dell'abitacolo e quindi rende il tutto un po' più live. Però se non utilizzassimo quello della voce quando parlavo, ecco, si sentiva poco. Ora, diciamo che per capire bene la differenza tra le due opzioni dovresti indossare un paio di cuffie. In ogni caso, quando poi vai nel Final Cut o il Premiere o il DaVinci, ovvero il software che utilizzi per editare i video, secondo me dovresti tenere questo, il livello di questo microfono più basso di quello della voce, ottenendo un suono meno freddo, un suono più sporco, ma dove la voce si sente perfettamente. Ed è lì che fai la differenza, caro mio, perché porti all'interno dell'abitacolo l'ascoltatore, lo fai proprio godere, perché gli fai sentire tutto quello che succede là dentro, e in più quando parli si capisce cosa dici. Poi, visto che hai fatto 30, fai 31, metti un action cam sullo scarico e vai a regolare quel suonetto, dagli un po' di quella fragranza croccante del suono di scarico che arriva da fuori. E a quel punto, ragazzi, c'è una goduria proprio. Frenata, punta attacco, vengo su, un filo di gas, apro in uscita, frenatina, stessa marcia, qui chiude molto, apro, la faccio anche sgommare un po'. Guarda come viene su, frenatina. Mamma mia, che spettacolo! Qui provo anche a mettere dentro la prima. Vediamo come reagisce, se apro forte qui. Passiamo ora alle action cam, ovvero Insta360 One X2 e InstaGo 2. Vediamo ora dove le monto e quali inquadrature riescono a regalarci, soprattutto la 360, che fa delle cose davvero davvero interessanti, soprattutto con questo stick che puoi alzare, abbassare. Vabbè, insomma, ragazzi, vediamo. Insta360 V2. Questa la voglio mettere qui. Sui pedali. Questa è la 360, questa è la Go 2 e questo attacco qui è fantastico. Faccio vedere perché. Attacchi la Insta così, questo lo metti un po' come vuoi te, lo incolli qui, tac, ci abbiamo la telecamera dei pedali, meravigliosa. La mia Insta, mettere questo qua e poi mettere la mia Insta 360 qui, a patto che io vada ad inserire la memory card. Con questo snodo puoi fare veramente come ti pare, è una bomba. Cioè, la giri come vuoi. Mi prendo i miei accessori Insta e vediamo cosa posso fare. Questo è fighissimo, tipo così. No, vabbè, spaziale. Spaziale, ragazzi. Guardate che figata sta cosa. Gli accessori della Insta360 sono incredibili, ci puoi fare qualunque cosa. Cioè, chi non riesce ad attaccare una action cam, una Insta360 nel modo che desidera, vuol dire che non ha un minimo di creatività, perché qua le opzioni sono infinite. Addirittura questo tu lo metti così. Ciao! Guarda che figata assurda! Puoi anche girare un po', al massimo ci metti un pezzo di scotch, lo fermi. C'è anche questa a disposizione che è snodabile, il che vuol dire che ti permette di posizionare la action come vuoi tu, lo appiccichi e poi ci metti la cam dentro così e hai veramente svariate opzioni, bomba. Però per ora uso questo. Qui abbiamo di tutto di più, guarda questo per allungare,
attacco per il microfono. C'è tutto, davvero figo. Se io faccio così, così, questo lo attacco qui e questi li avvito. Quindi rondellino 10, l'altro, dov'è il bullone? Ok, pazzesco, stabilissimo. Poi direi di usare questo. Ok, e poi madonna che bomba. E a questo punto io mi attacco alla mia 360, che ha una qualità della madonna. Me la metto qui e mi vado a inquadrare tutto quello che voglio. Questa invece me la attacco sul parabrezza. Così, questa la svito da qua e l'attacco qui e avere anche questa bellissima inquadratura a 360 gradi. Le opzioni per attaccare una action ai pedali sono svariate. Solo il case al tatto è pazzesco, si apre e si chiude con un click da fighissimo. Lei è microscopica, la prendi, attacchi qua, tac. E c'è la tua action per i pedali. Fighissimo. Se vi piace il mondo delle automobili, se vi piace registrare e raccontare le vostre storie, vi do qualche dritta. Utilizzate le action cam, ovviamente. Guardate cosa posso fare con una Insta 360 One X2. Fighissimo, perché è come se avessi più action cam all'interno della macchina. Posizionata al centro, sopra al cambio, la Insta 360 ti permette di avere molteplici inquadrature. Poi con una lente così wide puoi zoomare dentro, zoomare fuori, vedere tutta la macchina. Ispirato, mi permette di essere più creativo, mi piace molto, moltissimo. E rende i video super dinamici, perché scaricando l'applicazione Insta 360 Studio, che è molto intuitiva, facile da usare, ti editi i video, ci sono dei keyframe che basta un click, scegli l'inquadratura che vuoi, angolo destro, angolo sinistro, basso, alto, zoom in, zoom out, metti questo keyframe e lei ti salva la timeline. Quindi puoi creare dei video super dinamici in un attimo. Questa ti permette di fare delle cose veramente molto fighe, molto action. Bravi Insta 360, bello, mi è piaciuto. I prodotti della Insta li trovate qui sotto in descrizione. Andate a dare un'occhiata e se volete comprateli.